Buonasera a tutti, Giuseppe Tattolo per questa serata inaugurale di Buongustando. Siamo con l'Enoteca Bellini, la signorina Daniela, Roberta. E ci parlerà dei tre vini rossi di Toscani che ha portato oggi. Ok. Allora, il primo vino che abbiamo in degustazione è dell'azienda Sant'Angelo di San Casciano Val di Pesa, è un IGT Toscana, è fatto con 100% di uve sangiovese. Allora, osserviamo. Allora, vedi, come possiamo vedere, anche se qui la luce non è molto indicata, sì, molto indicata, il colore del vino, vedete, è molto brillante, però molto scarico, cioè non copre molto il bicchiere, insomma, si dice che è scarico, appunto, perché questa è proprio una caratteristica dell'uva sangiovese, che quando è trattata in purezza vuol dire che è 100% uva sangiovese, la sua caratteristica è di non colorare troppo il bicchiere, insomma. Niente, i profumi sono nettamente di ciliegia e fiori e viola mammola, che è proprio la caratteristica del Sangiovese, del Chianti, proprio di questa zona, perché questa azienda qua produce un Chianti classico che si chiama Fortirolo, partendo comunque sempre da queste uve qua. Come spiegavo prima, i vini sfusi, anche se organoletticamente sono, questo è un Chianti classico, però non possiamo chiamarlo Chianti classico, perché il disciplinare impone che la vendita sia in bottiglie chiuse, etichettate e con la fascetta del consorzio, però organoletticamente questo è a tutti gli effetti un Chianti classico. Il secondo vino che ho portato è un vino da Montalcino, anche qui siamo come vitigno è il Sangiovese grosso in questa zona, che è proprio il clone che viene usato per produrre il Brunello di Montalcino e il Rosso di Montalcino. Anche qui il colore, come vediamo, è molto brillante, è un po' più coprente dell'altro, perché la zona di Montalcino è più calda e ha terreni diversi, e quindi l'uva viene un po' più concentrata, però comunque al naso qui abbiamo sempre i classici profumi di viola mammola, di fiori, di iris, e la frutta è principalmente frutta rossa e nera, e la ciliegia sempre, il filo conduttore, e ciliegia e mora anche. E comunque questo ha più struttura, ha anche più gradi alcolici, e comunque insomma un vino di alta questo qualità. Che grado alcolico, eh? Questo qui è un 13,5 abbondante, 13,5. Il primo era un 13. 13,5 abbondante, che comunque si abbinano ai piatti nostri toscani, bistecca alla fiorentina tranquillamente, caccagione. Il terzo vino viene da Bulgari. Qua cambiamo il vitigno, perché a Bulgari, come sapete, la fortuna di Bulgari è stata utilizzare i vitigni, il taglio bordolese. Praticamente il taglio bordolese, le uve in Bordeaux sono il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc, che impiantate sulla costa a Bulgari danno dei risultati eccezionali. Come possiamo vedere, il vino è molto più scuro e molto più corposo, perché qui non c'è il Sangiovese ma c'è il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Qui come gradi siamo sui 14 gradi, e questo vino in particolare ha fatto anche un affinamento in barrique. La barrique è il piccolo fusto di legno, e quindi al naso, oltre alla frutta e ai fiori, troviamo anche sentori più evoluti, quindi di vaniglia, di tabacco. Sì, l'evoluzione in barrique dona delle cose in più, sì, e anche struttura maggiore. Questo vino si abbina perfettamente a piatti in umido, perché ha un bel tannino che serve per asciugare l'untuosità di alcuni piatti, quindi un cinghiale in umido
proprio il piatto perfetto per degustare appieno questo vino. Benissimo, il cendiale in umido oggi non lo abbiamo, però provvederemo la prossima volta col cendiale in umido. Buonasera a tutti.